Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di saldature per componenti SMD. Vedremo come realizzare la sostituzione di un chip SMD con l'utilizzo del microscopio. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Anzitutto ho fissato la basetta del PCB contenente il chip da sostituire su un idoneo morsetto per elettronica. Il paziente di oggi è la scheda di una IP camera. Di questa scheda voglio sostituire il microprocessore centrale. Il chip è già bello inquadrato e messo a fuoco sul mio schermo da 10 pollici. Andiamo ad effettuare la sostituzione. Prima però una piccola premessa. I circuiti moderni utilizzano leghe con stagno puro e senza piombo, che possono necessitare di temperature elevate per la loro dissaldatura fino anche a 250 gradi. In passato si utilizzavano leghe 60-40 contenenti piombo che fondevano ad una temperatura di 180 gradi, ma ormai sono diventate fuorilegge. Per fondere questa lega ad alta temperatura, imposto la pistola d'aria calda sui 350 gradi, flusso d'aria al minimo per evitare che i componenti volino via. Prima di applicare questa elevata temperatura, una volta raggiunta dal saldatore, dobbiamo proteggere tutti i componenti circostanti per evitare che comunque vengano dissaldati nel processo e volino via a causa del flusso d'aria calda. Per realizzare questa protezione, di solito io utilizzo del nastro in alluminio che mi permette di proteggere i componenti circostanti e anche di dissipare meglio il calore generato concentrandolo sul chip da dissaldare. In alternativa, potete anche utilizzare il cosiddetto nastro Kapton specifico per lo scopo. Una volta realizzata questa barriera protettiva per le alte temperature, è il momento di applicare il flussante Ametec NC559. Questo flussante uniforma la distribuzione della temperatura e agevola la dissaldatura. È un ottimo flussante per elettronica che utilizzeremo più volte in questo processo. Vado a depositarlo su tutti e quattro i lati. La presenza del dissipatore termico saldato nella parte sottostante rende più difficoltosa la dissaldatura. Per questo occorre garantire le migliori condizioni possibili. È il momento di applicare l'aria calda avvicinandomi sempre di più al componente. Giro tutto intorno per consentire un'uniforme distribuzione del calore fino a quando non vedrò lo stagno cambiare di colore. Segno che sta iniziando a sciogliersi. Se dopo una trentina di secondi questo non dovesse accadere, è necessario aumentare la temperatura portandola per esempio a 380 gradi, perché evidentemente si tratta di una lega di stagno a più alta temperatura di fusione. Una volta raggiunta questa temperatura, saremo pronti con le pinzette a rimuovere il chip dalla sua sede. È proprio questo dissipatore saldato che rende più difficoltosa la dissaldatura del chip. Prima della dissaldatura è importante capire se questo dissipatore è presente, analizzando il packaging dell'integrato, anche per impostare meglio le temperature. Bene, a questo punto passiamo alla fase successiva, ossia la rimozione dello stagno ad alta temperatura ancora presente sui piccoli piedini dell'integrato e su quello centrale. Una volta che avremo rimosso tutto questo stagno ad alta temperatura, lo sostituiremo con un altro stagno a bassa temperatura e pertanto da questo momento in poi possiamo andare a rimuovere la protezione in alluminio per i componenti esterni perché utilizzeremo delle temperature più basse, sia per la pulizia che per la nuova saldatura del microchip. Senza questa protezione, evidentemente tutti i componenti circostanti sarebbero volati via in un soffio. Per rimuovere il vecchio stagno ad alta temperatura, vado nuovamente ad applicare il flussante 559 sui quattro lati del microchip. Per rimuovere questo stagno, colgo l'occasione di utilizzare la mia stazione saldante fai da te. Temperatura 250 gradi, utilizza una punta piatta che è l'ideale per la trecciola dissaldante. Quest'ultima marca Chemtronics, comprensiva di flussante al suo interno. La stazione saldante è stata oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere, di cui vi metterò il link qui in alto a destra.
Di seguito al flussante vado ad applicare la punta del mio saldatore piatto sopra alla trecciola di saldante facendola scorrere delicatamente lungo tutto il lato del chip per rimuovere lo stagno ad alta temperatura. Per questa operazione è necessario la massima pazienza senza premere troppo sulle piste per evitare di rovinarle. Procediamo in maniera graduale, senza fretta, con la trecciola bloccata sotto la punta del saldatore, facendola scivolare delicatamente. In questa fase vi consiglio di tenere molto bassa la temperatura del saldatore per evitare di danneggiare le piste. Rimuovo la parte di trecciola ormai inutilizzabile e vado a pulire anche il pad termico centrale. In questo caso sarà necessario alzare di una decina di gradi la temperatura. La notevole massa termica del collegamento centrale infatti abbassa la temperatura del saldatore. Bene, rimosso questo stagno, facciamo un po' di pulizia applicando dell'alcol isopropilico che permette di sciogliere tutti i residui di flussante presenti. A seguire vado a pulire con un cotton fioc avvolto in un foglio di carta assorbente per evitare che lasci tutti i suoi pelucchi in giro sul circuito stampato. È importante in questa fase pulire accuratamente il circuito per eliminare ogni residuo e favorire la successiva saldatura, magari ripassando una seconda volta con l'alcol isopropilico. Fatta questa operazione, prima di procedere alla stagnatura, nuovamente vado ad applicare il flussante Ametec per favorire la saldatura. Stavolta però procederò un lato per volta. Per stagnare questo primo lato, mi procuro dello stagno a bassa temperatura Mechanic. Questo stagno fonde a 138 gradi, il che ci permetterà di effettuare la saldatura ad una temperatura più bassa. Saldatore a 250 gradi. Per la stagnatura prendiamo una goccia di stagno e la facciamo scivolare lungo tutti i pin in una sola singola passata. Stessa procedura per l'altro lato, quindi prima flussante e poi goccia di stagno che scivola verso il basso. Con questa tecnica ogni pin si prenderà dalla goccia di stagno la quantità necessaria per una corretta stagnatura. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i materiali e tutti gli attrezzi che vedete nei miei video, acquistando dai quali potrete contribuire a finanziare il mio canale. Alziamo la temperatura del saldatore da 250 a 280 gradi in modo da poter stagnare anche il dissipatore centrale. Rimuoviamo di nuovo il flussante in eccesso con il solito alcol isopropilico e andiamo a spazzolare con il solito cotton fioc avvolto dalla carta assorbente. A questo punto possiamo procedere con la saldatura definitiva ad aria calda del nuovo microchip. Applichiamo il solito flussante Ametec per favorire comunque la saldatura. Andiamo a disporre il microchip rispettando la tacca di riferimento rispetto al circuito stampato. In questa fase cerco di allineare alla meglio il circuito integrato con l'aiuto delle pinzette. Si tratta di un allineamento di massima perché quello definitivo avverrà durante la saldatura. Vado ad impostare la mia stazione d'aria calda con aria al minimo e temperatura di 350 gradi. Parto da lontano e mi avvicino gradatamente al mio microchip con movimenti circolari, aiutandomi anche con le pinzette per riposizionare il chip ogni qualvolta questo tende a scivolare sopra alle mie stagnature. Dopo circa una trentina di secondi, il chip prenderà da solo la sua posizione sulle sue stagnature, segno che siamo sulla strada giusta. Se così non fosse, ci aiuteremo con le pinzette per dare un piccolo tocco laterale ed aiutare il chip al suo posizionamento. Allorquando con un leggero tocco superiore il chip si riposiziona automaticamente sulla sua sede, avremo la conferma di aver effettuato correttamente la saldatura. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale.
È in questa fase che torna utile il nostro microscopio, perché andando a guardare il laterale di ciascuna saldatura possiamo andare ad intervenire e correggere eventuali imperfezioni. Ad esempio, in questo caso abbiamo nello specifico un piccolo ponte di stagno che possiamo andare ad eliminare avvicinando la punta sottile del saldatore. Per questo scopo specifico, di solito utilizzo una punta del saldatore molto sottile e ricurva che mi permette di eliminare eventuali ponti di saldatura o dello sporco presente. In certi casi, nel dubbio, posso anche andare a rifare qualche saldatura semplicemente appoggiandovi sopra la punta. Vi raccomando di pulire sempre ogni volta la punta del saldatore per consentirle di rimuovere lo stagno in eccesso. Senza il nostro prezioso microscopio, naturalmente questo lavoro sarebbe stato impossibile. Qui in alto a destra vi lascio la recensione del microscopio Andon Star. Per finire, posso finalmente andare a pulire tutto il circuito stampato con l'utilizzo del solito alcol isopropilico e di uno speciale pennello per la pulizia dei componenti SMD. E così facendo si conclude l'operazione di sostituzione del mio microchip. Per impratichirvi con questa tecnica, vi consiglio di prendere delle vecchie schede e fare diversi tentativi di saldatura a saldatura sui chip presenti. Bene, a questo punto occupiamoci dei singoli componenti SMD. Questa tecnica può essere applicata con alcune variazioni anche per la saldatura dei singoli componenti SMD. Da questa scheda ho rimosso un MOSFET che devo andare a sostituire. Non prima però di aver rimosso tutto lo stagno ad alta temperatura con l'utilizzo della trecciola dissaldante. Vi raccomando di non superare come temperatura del saldatore i 250-300 gradi per evitare di danneggiare le piste. Non dimentichiamoci la pulizia con il solito alcol isopropilico ed il solito cotton fioc. Applicazione del flussante Amtec alla zona da stagnare. Per la saldatura di un singolo componente, in questo caso una resistenza SMD, possiamo procedere all'applicazione senza prestagnatura. Il solo flussante ce lo terrà fermo mentre procediamo alla saldatura dei due terminali. Per il MOSFET posto nella parte superiore possiamo effettuare una prestagnatura e poi andare ad appoggiare il MOSFET sulla parte prestagnata, andando poi a riscaldare il tutto con l'aria calda. In alternativa allo stagno Mechanic possiamo anche utilizzare della comunissima Lega 6040 che ancora si trova in commercio e impostare la temperatura dell'aria a 250-300 gradi. E non dimenticate di mantenere il flusso dell'aria al minimo per evitare che i componenti adiacenti volino via. Toccando con le pinzette il nostro componente ci renderemo conto se la saldatura ha avuto successo. Stessa faccenda per andare a saldare questo doppio MOSFET. Faccio una prima stagnatura con il solito stagno a bassa temperatura, sempre a 250 gradi. Applico del flussante Amtec prima di appoggiare il componente da risaldare. Anche qui una trentina di secondi di aria regolata a 250-300 gradi, toccandolo con le pinzette per verificare la corretta saldatura. E così, adesso, con pochi semplici passaggi, saremo in grado di dissaldare, pulire e risaldare tutti i componenti SMD presenti nei moderni circuiti elettronici. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere like e iscrivervi al canale, come al solito vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta.